Beh, io credo che i 4 anni di governo dei 5 Stelle e di Virginia Raggi siano assolutamente insufficienti. Non è riuscita a dare risposte né sulla manutenzione, sulla quotidianità di un governo sicuramente complesso come Roma, e non è riuscita a confermare Roma come grande capitale europea, facendo investimenti e proiettando la capitale nei prossimi anni. Roma è rimasta al palo rispetto ad altre città come Milano, e sicuramente oggi lo pagano tutti i romani, non solo chi vive in centro, ma soprattutto chi vive in periferia, ma anche chi a Roma ci lavora, ci investe da un punto di vista economico e produttivo. Quindi è veramente un dramma. I continui cambi di assessori non hanno dato neanche continuità amministrativa per quanto riguarda appunto i singoli dipartimenti, i singoli assessorati, quindi direi che è stato un pessimo sindaco che non è stato in grado né di governare la quotidianità, ma neanche di proiettare Roma per i prossimi 10-15 anni. Diciamo che è stato quello di un contatto forte con il territorio, di portare all'attenzione dell'Assemblea Capitolina e della Sindaca le problematiche urgenti, ma anche le piccole problematiche, quindi non solo un lavoro sui grandi temi, ma anche sui piccoli temi. Ecco, credo che il lavoro di ascolto, di presenza, iniziando dal leader Matteo Salvini, continuando con il responsabile romano Claudio Durigon, con i nostri consiglieri municipali, sia stato proprio quello di attenzione, di lavoro, di presenza a fianco dei cittadini e delle persone che comunque a Roma ci vivono e però hanno difficoltà ad affrontare non solo la quotidianità, ma ad investire, magari ad aprire un'impresa, un'attività, e anche relativo a quello del governo cittadino. C'è un lavoro sinergico sia con Fratelli d'Italia che con Forza Italia. Speriamo che si aggiungano anche magari liste civiche, proprio per avere a 360 gradi una coalizione che possa affermare e possa dare discontinuità al governo Raggi. Ricordiamo anche il governo Marino, dove il PD mandò a casa il suo stesso sindaco. Io credo che ci sia molto da lavorare. Roma ha bisogno di risorse, ha bisogno di poteri, ha bisogno però di capacità politica ed amministrativa, cosa che la Raggi non è riuscita a fare. Spero che si trovi un candidato sindaco importante, degno della capitale d'Italia, degno di una delle città più belle e importanti al mondo. Servono soprattutto le capacità, poi la singola maglietta non ci interessa, anzi, il lavoro che si sta facendo è quello di aggregazione, oltre anche la stessa coalizione di centrodestra, perché Roma merita di più.